Buongiorno a tutti, bentornati sul mio canale, sono Orso. Avete visto già la prima inquadratura? Oggi parliamo del broccolo. Vi faccio vedere un po' come si coltiva, le varie età che ci sono, come possiamo calcolare i giorni per poter avere un raccolto corretto in base alla zona climatica dove siamo, principali parassiti, principali malattie, principali cure. Insomma, dai, due parole sul broccolo le facciamo su questo video. Dopo la sigla. Io qui ho un'aiuola di un paio di metri, 2,5 metri per 1,20 m, fatta col metodo no dig. Adesso non vedete i bordi perché ho l'erba alta, devo passare il decespugliatore. E solo broccoli. Ho varie tipologie di broccolo in base al tempo di maturazione, ma a questo ci arriviamo dopo. Allora, due parole, intanto ci spostiamo. Allora, il broccolo va seminato in estate, da aprile a giugno più o meno. Le piantine sono pronte quando hanno 5 foglie vere. A quel punto si possono mettere a dimora. Allora, esistono alcune varietà di broccoli in base al tempo di maturazione. Ora vi faccio vedere una cosa. Questo è il broccolo precoce. Io l'ho messi a dimora a fine agosto, inizio settembre. Questo è molto avanti, questo tra un paio di settimane è pronto. La versione precoce perché in 60 giorni è pronto per essere tagliato e quindi mangiato. Del broccolo si mangia questa infiorescenza qui. Qui invece ho una versione a medio termine, parliamo di circa 90 giorni, 3 mesi. Quindi vedete che la parte centrale, quella che poi andrò a tagliare, è molto più piccola di quella che vi ho fatto vedere prima. A me piace mischiarli e quindi troveremo sia quelli tardivi che quelli precoci. Ecco, qui ne ho altri due precoci, uno e uno due. Non ho rispettato la distanza minima della messa a dimora, che è di circa 50 cm a piantina e 50 cm tra le file, perché seguendo il metodo no dig ho voluto provare una coltivazione intensiva, tant'è che in 2,5 metri quadrati avrò messo una ventina di piante buone buone. È sbagliato, non seguite questo consiglio, però io ho voluto fare un esperimento, un test, e voglio vedere come va. Allora, vi dicevo, quando le piantine sono pronte si mettono a dimora col sesto di impianto, 50 centimetri circa tra le file, 50 centimetri circa tra le piantine. Le versioni tardive, che sono quelle che si raccolgono a 110-120 giorni, diventano più grandi di quelle precoci. Quindi, se mettete quelle, dovete prevedere uno spazio più importante tra una pianta e l'altra, tra una fila e l'altra. Arriviamo anche a 70 centimetri. Il terreno deve essere sciolto, ben lavorato, ma poco concimato, nel senso che è una pianta che beneficia delle concimazioni, delle colture di cui va a prendere il posto. Tant'è vero che questa si semina generalmente, o si trapianta, quando ormai il periodo dei pomodori, delle zucchine e delle colture estive è terminato o sta terminando. Quindi questa pianta qui beneficia di quello che rimane della concimazione che abbiamo fatto sulle colture estive. Non occorre molto. È avida di azoto e di calcio, quindi se dovete mettere qualcosa, come azoto va bene anche la pollina, e come calcio, se il terreno è povero, si può mettere anche la cenere di legna, rimanendo sul puro biologico, e altrimenti ci sono dei concimi appositi di azoto e calcio. Ma come vi dicevo, se avete ben concimato la terra per le colture estive, loro non hanno bisogno di nient'altro. Nel momento in cui si mettono a dimora, farà ancora caldo, bisogna fare attenzione che il terreno non si asciughi troppo, quindi il terreno deve stare sempre umido ma non bagnato, perché temono i ristagni idrici. Quindi eventualmente fate delle prode a montagnetta e mettete sopra, e così eventualmente l'acqua scorre. Li vedete bucherellati, e qui adesso arriviamo al discorso dei parassiti, che è la piaga che mi affligge da sempre nell'orto invernale, anche se quest'anno sono riuscito un po' a debellarla. Pensate com'erano gli anni scorsi che non mangiavo niente. Vi faccio vedere quella che ho trovato in diretta. Questo è il mio più grande problema. Guardatela qua. Ho fatto già due cicli di Ferramol. Ne ho parlato già in altri video, dove purtroppo loro muoiono, ma soltanto loro. Se avete gatti, cani e uccellini, ovviamente, che vengono a mangiare questo fosfato ferrico, non è mortale per loro, invece per le lumache sì. Le lumache per me sono una piaga. Io ovviamente questa non la uccido, non la do alle galline. Chiamatemi sentimentale, ma io la metto al di là del recinto, poi Dio vede e provvede. Allora, vi dicevo, ciò che provoca il danno a queste foglie, vedete come sono mal ridotte, ma ne ho altre di peggio, eccola qui, sono le lumache, e nei primi stadi di coltivazione la cavolaia. Ecco, la cavolaia
e quella farfallina bianca punteggiata di nero che nel momento in cui si trapiantano le piantine arriva, depone le uova si schiudono e le larve praticamente deforestano tutto, non ci rimane più niente. Come si combatte la cavolaia? Allora, io quest'anno ci sono andato giù un po' pesante, non avevo molto tempo a disposizione da dedicare ai macerati. Comunque, rimanendo sul puro biologico, abbiamo il macerato di pomodori che è eccezionale, fortissimo. Abbiamo il Bacillus thuringiensis che praticamente attacca le larve e non permette loro di svilupparsi, quindi muoiono. E quello che ho fatto io, andando un po' più sul pesante, rimanendo però sul simil biologico, abbiamo il piretro. Attenzione al piretro, è sì biologico, però non è selettivo. Ciò che tocca lui uccide, se arriva il bombo muore purtroppo. Quindi andiamoci piano col piretro. Tornando un attimino ai tempi, per scegliere quale coltura, dipende ovviamente dove abitiamo. Allora, io abito in centro Italia e quindi da me il freddo arriva verso gennaio. Ora, queste resistono bene al freddo, arriviamo anche a meno 1, meno 2, loro non soffrono, anzi, gli fa pure bene. Però non dobbiamo esagerare. Se so che nella mia zona a gennaio arriviamo a meno 10, mi devo tenere molto in anticipo per quanto riguarda la coltivazione del broccolo. Se parliamo della varietà precoce di 60 giorni, 60-70 giorni circa, ecco, allora... Se so che voglio raccoglierlo a novembre, parto ritroso di 2 mesi prima, faccio i conti e lo metto a dimora a settembre. E così posso fare gli stessi conti per le versioni intermedie, che sono quelli a 90 giorni, e per le versioni tardive, che sono quelli a 120 giorni. Dipende tutto da dove abitiamo e da cosa vogliamo coltivare. Però questo, a differenza del cavolfiore, che farò un video a breve, resiste molto di più al freddo e non ci dobbiamo insomma preoccupare se la temperatura scende sotto 0 gradi. Una curiosità però vi dico per quanto riguarda quelli precoci. Su quelli precoci, una volta che la parte centrale, l'inflorescenza centrale è grande ed è pronta per essere tagliata, nel mio caso ancora un paio di settimane, si taglia, ma attenzione, non estirpiamo la pianta, perché dai getti laterali vengono fuori altri broccoli più piccoli, altrettanto buoni, non cresceranno mai grandi quanto quello centrale, però possiamo avere più raccolti nell'arco delle settimane successive. Questo non accade con la versione tardiva dai 120 giorni, lì ne viene solo uno fuori enorme, grande, e quello è. Mentre con gli altri, con l'intermedio e con col precoce, abbiamo altri getti e quindi altri broccoli. Lavorazioni del terreno soltanto nelle prime fasi, nelle prime 2-3 settimane bisogna fare una sarchiatura per togliere gli infestanti. Io qui, avendolo fatto molto fitto, in realtà infestanti ne ho ben poche, quindi mi sono tolto anche quel lavoro lì. Anche se faccio il no dig andrebbe fatta una rincalzatura e nel mio caso vedete che sono al limite del colletto, infatti questo è un lavoro che lo farò nei prossimi giorni. Le foglie gialle ormai queste sono andate, le possiamo togliere e le do le galline. E ovviamente nel periodo autunnale, se le piogge ci sostengono e ci aiutano, non dobbiamo più innaffiare nulla, quindi una pianta veramente che fa quasi tutto da sola, insomma, a parte le prime fasi di coltivazione del primo mesetto dove dobbiamo starci un attimino dietro, però per il resto fa tutto da sola. Sempre parlando delle prime fasi, per evitare malattie come la peronospora, si può dare dopo 15 giorni della messa a dimora un trattamento di poltiglia bordolese. Personalmente non la uso più da un po', saranno 2-3 anni, perché anche in questo caso ho fatto 2 trattamenti di tannino di castagno, bentonite e caolino. Quando le messe di mora io praticamente ho dato questo tris di prodotti naturali, completamente naturali, e non ho avuto alcun problema di peronospora, quindi come vedete si può benissimo fare a meno del rame, ma se voi siete affezionati alla poltiglia bordolese va bene anche quella, insomma basta solo un trattamento. Ha un gusto molto intenso, molto saporito, e come vi dicevo è una pianta che richiede poche cure. Dai, è tutto per questo video, mi dispiace che avete visto le foglie mangiucchiate le lumache, ma io sono fatto così, mi piace farvi vedere le cose come sono in realtà, non utilizzando roba chimica, quindi lumachecidi chimici e quant'altro. Devo fare i conti anche con questi attacchi qua, vedete come sono, quindi alcune piante non verranno fuori, alcune moriranno. Pazienza, se ne mette un po' di più, dai, e in qualche modo si fa. Quindi la mia coltivazione, visto che è un orto familiare, è basata su questa teoria qui. Vi ringrazio per essere stati con me anche oggi, vi auguro una buona giornata. Se vi è piaciuto il video lasciate un like, iscrivetevi al canale e condividete il video con i vostri amici se non lo avete ancora fatto. Ci vediamo la settimana prossima.